Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube e bentornati su Comics Nerd DC. L'appuntamento di oggi, come potete vedere, riguarda Anteprima 377, quindi senza perdere tempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi su vari canali social dove mi trovate sempre come Comics Nerd DC. Vi lascio la sigla e subito dopo vediamo Anteprima 377. Si parte come sempre con DC Comics, abbiamo Crisi Oscura sulle Terre Infinite numero 3, disponibile anche in edizione Variant al costo di 8 euro, ma ovviamente disponibile nella versione regular da 6 euro, spillato da 56 pagine, 23 di marzo. Abbiamo al suo interno il secondo capitolo dell'evento principale e in più il secondo capitolo di Young Justice, sempre dedicato appunto a Crisi Oscura. Vi ricordo che ogni mese uscirà almeno uno speciale dedicato a Crisi Oscura, con le varie uscite che ci sono in Italia, in cui analizzeremo un po' quello che accade, quindi sicuramente a marzo ci sarà questo, ma altre cose come vedremo anche con Flash e tutto il resto. Troverete poi anche la playlist dedicata. Poi abbiamo Batman 67 con l'ultimo numero di Joshua Williamson, oltre all'annual che trovate al suo interno, 64 pagine, costo 6 euro, uscirà il 16 di marzo. Ultimo numero di Joshua Williamson perché da Batman 68 avremo un nuovo team creativo composto da Chip Zdarsky e Jorge Jimenez, disponibile anche in edizione Variant, sempre al costo di 5 euro, così come lo spillato che uscirà. 30 di marzo comincia questa nuova avventura, costo 5 euro. È la possibilità di cominciare, anche per chi vuole subentrare adesso a leggere Batman, cominciare appunto una nuova avventura. Abbiamo Batman 125 al suo interno e Batman 126. Di Batman 125 e 126 ci sono le due storie backup, perché di Batman 126 c'è solo la storia backup, che come vedete tra parentesi è quella barrata con il 2, che riguarda delle storie di Selina Kyle, quindi di Catwoman. Dopodiché si chiude la miniserie dedicata a Batman Gotham Knights, Città Dorata, sesto capitolo. Come sempre c'è il codice all'interno per sbloccare contenuti inediti per il gioco. Spillato 32 pagine al costo di 5 euro. Poi Batman Una brutta giornata numero 6. Siamo arrivati al capitolo dedicato a Bane, scritto da Joshua Williamson, con disegni di Howard Potter. Marzo, brossurato 64 pagine, costo 6 euro. Batman Super Migliore del Mondo numero 6, che per l'occasione non avrà David Marquez, scusatemi, Dan Mora ai disegni, ma Travis Moore. Comunque, per il tipo di serie, secondo me ci sta benissimo. Costo sempre 3 euro a marzo. Poi Superman 46 con i capitoli della serie di Tom Taylor riguardanti Son of Kal-El, 5 euro sempre. Wonder Woman 37 che chiude, cioè dopo aver chiuso l'arco narrativo dedicato al processo delle Amazzoni, riprende con un nuovo arco narrativo sempre di Becky Cloonan, Makin Wicorand, con i disegni in questo caso di Emanuela Lupacchino. Marzo, 48 pagine, costo 5 euro. Poi Flash 35, come vi dicevo, una storia di Crisi Oscura sulle Terre Infinite al suo interno. È la prima storia di Flash legata a Crisi Oscura sulle Terre Infinite, ne vedremo altre, sempre scritta in questo caso da Jeremy Adams, il titolare della serie regolare, costo 3 euro. Poi Lanterna Verde di Geoff Johns numero 6, qua siamo arrivati a DC Bestseller, sempre 4,90 euro, e anche qui la Justice League America di Grant Morrison con il numero 8, sempre 4,90 euro, siamo al momento di 1 million. Poi cominciamo con un po' di cose inedite in volume. Abbiamo Batman Fortezza, un pianeta sotto assedio, serie limitata di 8 numeri per la DC Collection, cartonato 208 pagine, costo 26 euro, serie limitata di 8 capitoli, che è uscita in America nel 2022. Disegni, come sapete, c'è Derek Robertson di The Boys, una serie questa qui che vedrà Batman riunire la Justice League per contrastare questa minaccia aliena, ma nel frattempo, non essendoci Superman, ci sono un po' di problemi per risolverla, oltre a tutti i vari problemi che ci sono a Gotham. Batman, Cacofonia, serie di Kevin Smith, miniserie di Kevin Smith in 3 capitoli per DC Library, cartonato 104 pagine a marzo. Dopodiché abbiamo Human Target volume 2, Second Chance,
con in questo caso la serie di Peter Milligan, riprende, e questa era un'altra serie di Peter Milligan, Human Target, qua ci sono 10 capitoli, 256 pagine, costo 29 euro, quindi non è quella di Tom King, non vi confondete. Serie inedita ancora in Italia invece Aquaman Andromeda per DC Black Label, in questo caso arriva direttamente in cartonato, la serie di Ran V e Christian Ward, marzo 160 pagine con sovracoperta 27 euro, classico formato che abbiamo visto più volte, serie dalle tinte anche horror, e poi c'è tantissima roba di Aquaman, vi avviso, abbiamo l'Aquaman di Peter David volume 1 che arriva nella collana DC Library, cartonato 320 pagine al costo di 33 euro, e sempre di Peter David abbiamo Aquaman, le cronache di Atlantide, questa serie limitata che arriva in DC Deluxe con i disegni di Esteban Maroto, cartonato 344 pagine, costo 37 euro. Questa per me è inedita, quindi sono molto curioso di leggerla. Abbiamo anche poi Aquaman, la spada di Atlantide, qua serie di Kurt Busiek, che arriverà nella collana DC Evergreen. E poi, secondo capitolo per DC vs Vampires 2, appunto L'ora più buia, sempre nella collana di Silver Green, abbiamo James Tynion IV, Matthew Rosenberg, Otto Smyg, e abbiamo quindi qua il finale della serie con i capitoli dal 7 al 12, più i due speciali che appunto compongono tutta questa saga, che in America è piaciuta molto, ma anche il primo volume qua è piaciuto molto, devo ancora leggerlo, lo leggerò quando appunto arriverà questo secondo volume. Superman 4, volume 4, mitologico, continua la raccolta di Superman di Brian Michael Bendis, costo 29 euro, 248 pagine, a marzo. Continua anche Batman Detective Comics volume 2, in questo caso Fear State, con quello che riguarda il Fear State di Mariko Tamaki, quindi il suo Detective Comics. E poi Catwoman volume 4, Le cose che ami, collana di Silver Green, cartonato. Qua abbiamo la serie di Ed Brubaker che prosegue quindi con le storie scritte da Will Pfeiffer, quindi per questo è il Catwoman numero 4. Ci sono i capitoli al suo interno dal 38 al 49, 32 euro, marzo, 296 pagine. Poi questo era stato annunciato già da Panini, Nightwing anno 1, in una delle ultime conferenze, il primo anno di Grayson come Nightwing, diciamo questo fa da prequel alla serie di Chuck Dixon, una delle serie più belle che riguarda Nightwing, che vi ricordo attualmente ha una serie che è bellissima, la vedremo subito dopo, cartonato 152 pagine al costo di 20 euro. E poi come vi dicevo abbiamo Nightwing volume 4, La battaglia per il cuore di Bloodhaven, storia veramente bella bella bella. Vi consiglio assolutamente di recuperarla, Tom Taylor con i disegni di Bruno Redordo, e in questo caso anche di Gerardo Borges, anzi i colori poi sono di Gerardo Borges. Ad aprile 128 pagine, costo 14 euro, abbiamo i numeri dal 92 al 96. Poi prosegue anche Batgirls, volume 2, cattiva per reputazione, con la serie di Becky Colonan e Michael Conrad, brossurato 152 pagine, costo 16 euro, abbiamo i numeri dal 7 al 12, quindi si conclude il primo anno di questa serie. Poi Infinite Frontier, che viene raccolto direttamente in eventi DC dopo essere uscito in spillati, quindi avremo i numeri dallo 0 al 6 di Infinite Frontier, quindi la saga principale senza i vari tie-in e one shot che c'erano stati insieme. Poi prosegue Injustice con il suo anno 3, con grande protagonista Wonder Woman, cartonato 304 pagine, costo 34 euro. Se non avete ancora letto Injustice, questa è una serie da recuperare. Riproposta di DC Black Label Omnibus Shade, L'Uomo Cangiante volume 1 per Milligan a giugno 2023, questa l'avevamo già visto. Poi arrivano quindi Flash, come abbiamo visto prima, Aquaman già sono in anticipo perché arriverà a dicembre, però si sono portati avanti. Comunque arriva il film di Flash al cinema, e quindi arrivano anche i volumi riguardanti Flash. Abbiamo il Flash di Grant Morrison e Mark Millar, dove abbiamo il Flash nero,
appunto cartonato, 344 pagine, costo 35 euro. Questo a giugno, quindi in uscita, in tempo per l'uscita del film. E poi si conclude con il terzo omnibus, la saga di Lobo con le storie di Alan Grant. Luglio, costo 100 euro tondi tondi, 1216 pagine. Prosegue anche New Teen Titans di Wolfman e Perez, volume 8, Processo al Terminator, costo 30 euro, aprile 264 pagine. E poi l'Absolute di The Authority. Questo lo recupererò sicuramente. Warren Ellis, Brian Hitch, Phil Menez, luglio, 400 pagine cartonato, con slipcase come sempre, 55 euro. Poi Kill Your Boyfriend, Vimanarama di Grant Morrison. Questa è una storia che non conosco, sono sincero, una di quelle storie vecchie Vertigo, cioè vecchie, una di quelle storie che faceva parte di Vertigo, che arriva direttamente in versione deluxe per DC Black Label. Questo per me, come vi dicevo, è un inedito. Come vedete, il costo è di 26 euro, 184 pagine a marzo, due storie che alternano satira, critica sociale e una sana dose di psichedelia in un trionfo di storytelling pop, quindi molto Grant Morrison. Poi Lucifer volume 5 Inferno, quindi prosegue la serie di McCary. Siamo a metà, se non erro, arriva al numero 70 la prima serie principale. Poi devo andare a vedere se c'era anche altro perché non mi ricordo benissimo, ma sicuramente la prima, se non erro, cioè senza sicuramente, dovrebbe arrivare al 70. Poi Fables, che ormai è diventato quasi mensile, volume 13, Grande Incontro delle Fiabe, prosegue marzo, 216 pagine, costo 20 euro. E questo era tutto quello che riguardava DC Comics. Proseguiamo con Marvel, con l'evento dedicato agli Avengers, agli X-Men e agli Eterni, Judgment Day. Siamo al quinto spillato. 64 pagine, costo 6 euro il 23 di marzo. E poi abbiamo come sempre i vari spillati delle serie regolari dedicate agli X-Men e altre cose che sono poi collegati a questo evento. Come sempre con Marvel andiamo un pochino più veloce perché non seguendo i vari spillati non ho molte cose da dire. Poi ovviamente quando ci sono i numeri 1 ci soffermiamo un attimo. Fantastici 4 numero 1 con anche la variant in edizione Power. Costo 10 euro, quindi costa molto di più rispetto alla regular. Spillato da 40 pagine, nella regular ovviamente costo 5 euro. La nuova Randi, Ryan North e Iman Coelho. Poi Amazing Spider-Man 14, dove prosegue Amazing Spider-Man di Zeb Wells e Joe Romita Jr. E poi Amazing Spider-Man 15, che arriverà anche con una variant, perché qua c'è la nuova serie di Dan Slott, attenzione, quindi c'è Spider-Man che riparte dall'1, come numerazione americana, mentre qua prosegue la nuova numerazione, che come vedete è adesso al 15, si tratta di un nuovo momento, un nuovo momento storico per Spider-Man. Vi dicevo, variant di Frank Miller al costo di 5 euro, regular invece al costo di 3 euro. Comincia qui la nuova ragno serie firmata dagli autori di Ultimate Spider-Man e Fantastic Four. Allora, lettura perfetta in attesa di Across the Spider-Verse al cinema il 1 giugno. Poi abbiamo Avengers 53 con la più grande storia degli Avengers, inizia qui. Diciamo, abbiamo il ciclo finale, se non erro, di Jason Aaron. Esatto, sì, inizia la saga che rappresenterà il canto del cigno di Jason Aaron su Avengers, quindi al suo interno Avengers Assemble Alpha numero 1, spillato 48 pagine al costo di 5 euro. Poi Thor 29 con dentro Thanos Death Note, Capitan America numero 8, qui è ripreso da poco la serie di Capitan America, così come quella di Hulk, che è arrivata al numero 12, serie di Donny Cates e Ryan Otley. Poi Daredevil numero 6, sempre Chip Zdarsky, poesia di Raphael della Torre, costo 3 euro. Venom numero 13, Olewin e Brian Hitch. X-Men numero 18, Immortal X-Men numero 9, Wolverine numero 30, Batman
Punisher numero 10, sempre di Jason Aaron. Marvel integrale, abbiamo il Thor di Aaron, c'è qualche roba di Aaron, come vedete. Poi l'integrale di Matteis che prosegue con la saga del clone. Marvel integrale degli X-Men che è arrivato al numero 51, Chris Claremont. E poi con l'arrivo della seconda stagione di Loki arriva anche Io sono Loki, questo a maggio, cartonato 320 pagine, costo 25 euro. E poi Noi siamo i Guardiani della Galassia, nuova edizione, perché come sapete sta arrivando a maggio il terzo capitolo del film di James Gunn per il Marvel Cinematic Universe. Poi Guardiani della Galassia, racconti dal cosmo, quindi un'altra serie dedicata ai Guardiani della Galassia che viene raccolta in Marvel Collection, sempre per l'uscita del film. Shang-Chi e Dieci Anelli, il Signore dei Dieci Anelli. Qua invece abbiamo la miniserie recente dedicata a Shang-Chi di Jin Lun Yang. She-Hulk volume 2, Gen di Cuori, questo dopo aver letto il primo volume che era arrivato da Panini da recensire, credo che andrò avanti perché mi aveva intrigato. Questa d'aprile, 112 pagine, costa 18 euro, qua abbiamo i capitoli dal 6 al 10. Moon Knight volume 3, Sulla strada per la follia, questa è la serie recente attuale appunto di Moon Knight. Vediamo che Licantropus sarà uno degli ospiti. Gambit, Ladri spregiudicati, questo qui è una miniserie recentissima negli Stati Uniti che uscirà direttamente imbrossolato qua in America. Gli Incredibili X-Men per sempre, raccolta di questa di questo arco narrativo appunto di Matthew Rosenberg e Salvador La Roca, cartonato 336 pagine, costo 36 euro. Wolverine, il tuo peggior nemico, abbiamo parecchie cose dedicate anche qui a Wolverine, anche molto recenti. Iron Cat, gatta contro gatta, vediamo qua, anche questa recentissima, incartonato, arriva, costo 18 euro questa miniserie. Iron Man 3, Iron Man cosmico, 26 euro, cartonato a marzo di 200 pagine. Capitan Marvel volume 4, Accusata, costo 18 euro. Daredevil volume 6, questa qua la sto leggendo in volumi cartonati, sono un po' indietro come sempre, ma recupererò. Cizaschi, Marco Pecchetto, ovviamente, cartonato 110 pagine, costo 18 euro, abbiamo i capitoli dal 26 al 30. Poi per i must have abbiamo una storia bellissima, Thor il macellatore di dei, di Jason Aaron, ovviamente, con i disegni di Ezra Tribic, cartonato 156 pagine ad aprile, costo 20 euro. Poi, sempre per i must have, Marvel Super Hero Secret Wars, questa serie 1984 di Jim Shooter, Mike Zack e Bob Layton. Doctor Strange, al di là, edizione definitiva, quindi per Panini Direct, tra gli altri abbiamo De Matteis, Warren Ellis, nuovo look e nuova vita per Stephen Strange, 496 pagine a luglio, 64 euro. Poi Marvel Masterworks Thor volume 12, che è l'ultimo annuncio di casa Marvel, costo 28 euro, luglio 256 pagine. Questo era tutto per tutto, sì, esattamente tutto quello che riguardava Marvel. Passiamo a Panini Comics, un po' in generale con Star Wars e altre cose. Snow Angels volume 1, la nuova serie scritta da Jeff Lemire, l'autore di Essex County, questo è coi disegni di Jock, cartonato 96 pagine a marzo, costo 18 euro. Qua abbiamo 4 capitoli. Poi Essex County in una nuova edizione, a marzo la serie arriverà su Netflix, quindi qua abbiamo questo brossurato in bianco e nero di 512 pagine al costo appunto di 32 euro a marzo. E poi qua già potete riconoscere i disegni di Steven Seitz per Fine Print volume 1, questa serie appunto di Stephen Seitz, scritta e disegnata da lui, 184 pagine, costo 24 euro. Qua sono curioso, a me piace tantissimo lui, sia come scrittore che come disegnatore. Poi Fatals volume 3,
Una discesa di Fate nell'abisso della lussuria di Brian Azzarello e Maria Lovett, cartonato, 160 pagine, costo 21 euro, con appunto, il terzo volume della serie, riproposta di Echolens volume 1 in fuga, quindi qua possiamo andare avanti. Dungeons and Dragons Deluxe volume 1, Leggende di Baldur's Gate, uscirà il film come sapete a marzo al cinema e quindi arrivano anche i volumi dei fumetti. Degun Deluxe volume 6, un mucchio di roba, a marzo. Poi Tartarughe Ninja che arrivano al numero 59 con all'interno i numeri 104 e 105 più la miniserie in due parti dedicata a Jennica, quindi la nuova Tartaruga Ninja. Costo 13 euro, 88 pagine. I figli del topo volume 3, Abel Caino. Cartonato 96 pagine, 18 euro, e poi tutte le cose di Star Wars con Star Wars vs Darth Vader, quindi conosceremo il personaggio in questo brossuratino, sono tutte storie appunto per conoscere il personaggio come fanno con le cose Marvel. Star Wars, l'Alta Repubblica numero 1, qua abbiamo gli spillati, quindi Star Wars 25, vedete, 48 pagine, 5 euro. Star Wars, l'Alba degli Jedi, cartonato 37 euro a marzo. Star Wars romanzi, abbiamo La principessa e la canaglia, chissà chi è la canaglia. Fate gli scherzi, brossurato 252 pagine, costo 23 euro. Poi riproposta Star Wars i Jedi dell'Alta Repubblica, cartonato 160 pagine, 45 euro. E poi come sempre abbiamo i Panini Kids con Topolino Junior, Hot Wheels la rivista ufficiale, Barbie che con l'arrivo del film sicuramente avrà qualche speciale in più, come appena appunto cominciato questo magazine, e poi tutte le varie cose appunto di Panini Kids. Passiamo poi a Disney, quindi tutte le cose di Topolino con la limousine di Zio Paperone che arriva nei numeri dal 3510 e nel 3511, dovrebbe essere in due numeri appunto, per montare la limousine appunto di Paperone. Poi con Topolino arrivano i topodollari, questo l'avevamo anche già visto in un comunicato stampa, quindi colleziona tutte le 10 monete. Come vedete qua ci sono tutti i numeri in cui usciranno le varie monete. Dopodiché Terror Island, che è una sorta di sequel di Horrific Land, storia molto molto bella. Queste sono graphic novel francesi, sempre in Disney Collection, numero 10, cartonato 56 pagine, costo 15,50 euro. Poi abbiamo Minnie e i racconti del boscaiolo per la collana Le serie imperdibili, cartonato 136 pagine, al costo di 11,50 euro. Poi Mondo Paperina, Humor Collection, cartonato 200 pagine, costo 15 euro. Bella collana anche questa. La pittura raccontata da Topolino, in questo caso abbiamo Disney Special Event. PK, il maestro del silenzio, questo l'avevamo visto, Topolino fuori serie, marzo, cartonato 48 pagine, 12 euro, l'avevamo visto anche come topo anteprima in questi giorni. Poi PK Galaxy Gate, cofanetto completo, si tratta questo qua di una ristampa dei volumi dall'1 al 6 e anche del settimo, 72,40 euro marzo. Gli scherzomondi di Doppio Scherzo per i classici Disney. Siamo arrivati al 534 ai classici Disney. Zio Paperone 57, quindi qua arriviamo a quelle uscite più classiche, come sempre, i grandi classici, le grandi saghe, quindi i più grandi inventori di mitologia. Paperino numero 514, Disney Big numero 180, il Club di Supereroi numero 11, Paperinic 76, e poi The Best of Topolinia, Disney Compilation, e chiudiamo con Io Topolino, Disney Hero 107, brossurato 192 pagine, 4,90 euro. Questo era tutto quello che riguardava il buon Topolino. Passiamo ora ai manga di Planet Manga, anche qua andiamo più veloci. Poi come sempre vi ricordo che vi lascio tutto nella descrizione del video, quindi il link proprio di anteprima per vedere un po' tutti i vari annunci con più calma. Qua facciamo giusto due chiacchiere. Chainsaw Man numero 12, la seconda stagione inizio,
quindi ci sarà anche una variant al costo di 7 euro. Poi Chainsaw Man 1 Discovery Edition, solo 1 euro. Attenzione, questo qui scopri l'universo di Chainsaw Man, il manga del momento, il primo numero della prima stagione, a solo 1 euro, quindi un numero di lancio per poi appunto recuperare i numeri successivi se dovesse piacere. Sakura Sako numero 1 dall'autrice di Aoaru Ride. Io Sakisaka Variant Bundle, quindi scopri le opere di Io Sakisaka. Quindi c'è questo bundle che appunto arriverà per Planet Manga. Guitar Shop Rosie numero 1, disponibile anche in edizione Variant completo in omaggio. Quella variant a 8,50, il numero classico a 7,50. Diciamo che per avere il gadget, 1 euro in più ci può anche stare. Poi Jumbo Max numero 1, disponibile anche in bundle con Guitar Shop Rosie 1. Quindi anche qua abbiamo questo bundle dall'autore di Neon. Bundle a 15 euro. Poi andiamo avanti con I Cavalieri dello Zodiaco, Lost Canvas, Il Mito di Ade, Extra Story. Full Metal Alchemist. Ventesimo anniversario, quindi esce questo volume speciale. 20th Century Boy, spin-off Ultimate Edition, versione deluxe a marzo. Questa edizione Amebe 1.4 cofanetto, c'è anche la ristampa del numero 1, seconda ristampa, cofanetto da 31,60 euro. Vedere tutti i vari numeri, quattro numeri. Dopodiché The Witch and the Beast numero 2, costo 7 euro. Skeleton Knight in Another World numero 2, Spriggan 5.8 cofanetto, quindi secondo cofanetto per questa serie. Vediamo i numeri 5, 6. Vi ricordo che possono essere comprati anche separatamente senza cofanetto, però dico, il cofanetto secondo me è la cosa ideale. Earth Gear numero 2, Kingdom Hearts 2, Silver 5. Sono in fumetteria la terza fantastica litografia di 5 in omaggio per ordini entro il 31 gennaio 2023. Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 2 di 6. Tricks Etiquette Witch 2 di 4. Haragan Knockout Diamond in the Rug numero 3. Collana Japan Togenan Sangue Maledetto 4. Questo ve ne parlerò io prossimamente con i primi due numeri, perché lo leggerò nelle prossime settimane. Delusive Samurai numero 3, anche in edizione Variant. L'Attacco dei Giganti 31-34, cofanetto, come sempre. Snogout il Punteruolo 3 di 6. My Home Hero numero 4. No Love Zone numero 3. Leggi la preview online del numero 1, quindi andando su questo QR code potete leggere la preview online del numero 1. Blue Sky Complex numero 6, Rooster Fighter numero 3, costo 7 euro, 200 pagine brossurato. Vi ricordo Sakamoto Days 5,20 euro, uno scontro ultimo sangue. Neon Genesis Evangelion Collector's Edition 5 di 7, in omaggio a una bellissima cartolina. Yu-Gi-Oh! Complete Edition, siamo arrivati al numero 5. Shangri-La Frontier numero 7, Shangri-La Frontier Expansion Pass, copertina variant e booklet esclusivo, costo 8,20 euro. Poi Spy Family numero 10, Dororo e Yakimaru la leggenda numero 7, Waterside Picnic numero 4, ma che sfacciato, che è arrivato al numero 9, Shy numero 9, anche questo, Eshwal 21 Complete Edition numero 12 di 13, quindi siamo arrivati anche qui quasi alla conclusione. Proteggi la mia terra, anche qui manca un numero, siamo all'11 di 12. Poi Konosuba This Wonderful World 13, Kengan Ashura 25, Seraph of the Hand 28, Tracce di Sangue numero 13. Abbiamo qua un bel po' di manga, Arpeggio of Blue Steel 23, Natsume degli Spiriti 28, Triage X 24, Murcielago 22, e poi chiudiamo con L'Attacco dei Giganti 1 di
34 di 34, valgono tutti i numeri della serie tornano disponibili, ordinali in fumetteria. Questo era quello che riguardava tutti i manga. Chiudiamo come al solito con le ristampe, abbiamo le ristampe degli spillati, di alcuni spillati di Thor e Hulk che sono tornati disponibili a dicembre, quindi qua retrodatati. Poi Venom per quanto riguarda Marvelverse, alcuni numeri di Naruto, come sempre, poi un Marzo da Leoni, anche qui alcuni numeri, Togenanki 2 tornato disponibile insieme a un Marzo da Leoni, cioè torneranno disponibili questi a marzo. A marzo tornerà disponibile anche a grande richiesta il primo volume deluxe di Teenage Mutant Ninja Turtles. Prima ristampa, costo 38 euro, 432 pagine. Secondo me sarà senza il box pizza perché non è segnalato. E vi dico, il prezzo di copertina del cartonato era di 38 euro. Quindi immagino poi già che ci saranno polemiche se non ci sarà il box pizza, come credo. E poi, come vedete, altri Naruto e altri manga in ristampa. Ecco qua, potete vederli tutti. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete un like, se avete qualche altra dritta da dirmi sui numeri che avete visto su quest'anteprima fatemelo sapere nei commenti. Se ancora non lo fate vi ricordo di seguirmi sui vari di canali social dove mi trovate sempre Comics Nerd DC e iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Ora vi saluto, vi auguro una buona lettura, una buona visione tutte le cose del vostro mondo nerd e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!